L'amministrazione Melucci ha ridotto Taranto ad una città del terzo mondo. Davvero, siamo nel mercato Fadini, guardate i bagni, da ben 3 settimane non c'è acqua. È mai possibile? Cioè i servizi igienici senza acqua. Questo accade solo in un paese sottosviluppato. È assurdo, è inaudito che, meno male, qualcuno, i dipendenti si mettono a disposizione e vanno addirittura a riempire i secchi d'acqua per poi buttarli nel water. È mai possibile una cosa del genere? Vi posso dire che non, entrando si sente una puzza mai vista. Niente, non si può entrare proprio nel bagno. E questo puzza terribile. È terribile, questo è Taranto, vogliamo dire al sindaco che si dasse una botta a venire a pulire i bagni e far aggiustare, che non c'è una goccia d'acqua neanche per lavarci le mani, cioè, per l'igiene. E questo signore parla, dice, ha il barbaro coraggio di dire: stiamo seminando la rinascita, nei cessi della Fadini non c'è acqua, è una vergogna. È una vergogna. E ora contemporaneamente a pochi metri sta ai baraccamenti cattolici il sindaco a tagliare nastri, a fare inaugurazioni. Signori, ai cessi della Fadini non c'è acqua, qui ci mancano le condizioni igieniche minime. Ripeto, siamo arrivati al punto che, guardate, si butta l'acqua nei cessi con il secchio, guardate, l'acqua da buttare nei cessi. Guardate, vogliamo entrare nei cessi? Entriamo. Guardate, questa è la situazione dei cessi della Fadini. Beh, guardate qui, scusate la volgarità delle immagini, guardate l'orina che ristagna. Guardate, questi sono i cessi della Fadini. Io dico la puzza che non si può vivere, la puzza che non si può vivere. Guardate di nuovo, guardate, guardate, guarda, no, bisogna dirle le cose, bisogna dirle le cose, guardate, guardate l'orina che ristagna. Ditemi voi se è normale una cosa del genere, neanche nel terzo mondo accadono queste cose. Assurdo, assurdo. Caro Melucci, tu che parli e parli, parliamo di queste condizioni, parliamo, guardate, leggete qui, presidio, locali, igienici, chiuso per mancanza d'acqua, magari mettiamo sotto, stiamo seminando la rinascita e il meglio viene adesso, mettiamo anche questo, per non parlare poi del resto delle condizioni della Fadini. Guardate in che condizione devono lavorare gli operatori commerciali e i rischi che corrono i cittadini che camminano su un terreno minato. Guardate, su un terreno minato si rischia di cadere, di inciampare. E guardate qui altre immagini di degrado, buche all'interno dell'area mercatale, altri pericoli, guardateli. Per non parlare poi, guardate più in fondo, proprio facciamo live, sempre, guardate, chiamiamoli marciapiedi, tra virgolette, no? I tratti attraverso i quali poi si accede alle varie botteghe, alle varie attività commerciali, e guardate qui i pilastri, guardate qui le colonne, in che condizione di fatiscenza stanno. Qui si vendono generi alimentari, in questo stato di schifo. Io ricordo che il sindaco Melucci venne qui in campagna elettorale a raccontare favole, soltanto favole, a sparare puttanate. Ora siamo arrivati al punto che a Piazza Fadini, lo ripeto ancora una volta, non c'è acqua nei cessi. Questa è l'amministrazione Melucci. Melucci sta amministrando Taranto e la sta riducendo, Melucci e Company, e la stanno riducendo a città del terzo mondo. Meditate cittadini, meditate.